diamo via ai tanti interventi che si scopriranno stasera, perché chiedo subito al nostro Felice Besostri, avvocato, conoscere di tanti, i tempi sono davvero stretti, 5-6 minuti e poi inizierò a stoppare. Proviamoci, la sintesi è un buon modo per partire. C'è un problema, perché stare 6 minuti sono dei possibili, perché non ho leggere quello che ho scritto che in 6 minuti non lo vedrà e tenere in mano il libro quello che quando cambia un po'. D'altronde se si vogliono fare dipende diciamo, in Abruzzo, trovare qualcuno che mi tiene in mano il microfono come in più altri paese. Però tienilo più vicino, se no non si sente e non sprecare poco tempo. Allora, questa assemblea si annuncia interessante, se il confronto fra diverse ipotesi di una relegazione della sinistra e non solo, cominceranno a pubblicarsi sui progetti, anzi un progetto di società. Il programma è insufficiente e dopo il programma dell'Unione del 2006 mi irrita e penso che non sia di buon augurio. Per non ripetere tendenze negative bisogna trovare un accordo tecnico su 10, massimo 15 elementi essenziali di natura sistemica e strutturale, piuttosto che trovare un'intesa su un coacervo di proposte in cui ciascuno abbia quel che gli piace di più per giustificare che ci si presenti uniti al corpo elettorale pur rimanendo divisi mentalmente. Il buon Schoenlein diceva che anche se si dorme nello stesso letto si possono fare sogni diversi, immaginarsi in una stessa città. Noi dobbiamo fare invece di stare svegli, anzi vigilanti. I problemi sono complessi e le difficoltà molte, ma pensiamo positivo perché fino all'alba del 4 dicembre non esisteva neppure l'idea di costruire una lista unica, che fosse preludio della costruzione di una nuova formazione. Gli elettori ignoti che hanno vinto il referendum hanno creato l'occasione politica di poter cittadini italiani, ma non sarebbe bastato se la Corte Costituzionale da fine gennaio di quest'anno non avesse colpito il cuore di Talico, annullando un premio di maggioranza di 340 seggi attribuito comunque a una delle due liste più votate al primo turno, senza alcun riguardo al numero di votanti e della percentuale singola o complessiva delle due liste. Non dimentichiamo che le opposizioni dovevano dividersi quel che rimaneva, dei tratti non solo i 340 seggi del premio, i 12 uninominali del Trentino Alto Adige e Valtaosta, i 12 della circoscrizione estero che il referendum ha mostrato quanto siano manipolati. 364 seggi in totale, un 3% di 260 seggi sono 8 seggi, mentre i 630 sono 19. Scusate la brutalità, ma la legge elettorale condiziona la possibilità di essere rieletti, una motivazione molto forte per i gruppi parlamentari esistenti. Se ci fosse un premio di maggioranza alle coalizioni, se ne è parlato, se ne ha parlato, su questo dovrà esserci un accordo chiaro, perché ha implicazioni politiche. Dobbiamo essere contrari, non perché siamo contro le coalizioni, ma perché siamo contro i premi di maggioranza, che altro non rappresentano. E dopo 20 anni di leggi maggioritarie, a cominciare dal Mattarello, fino a quelle ipermaggioritarie incostituzionali del progetto mediterraneo, abbiamo bisogno di votare almeno una volta con una legge proporzionale, che avrà i suoi difetti, ma è un momento di trasparenza e di verità, di cui il popolo italiano ha bisogno. Altro punto, l'eliminazione dell'articolo 81 della Costituzione, per come è stato approvato e per quel che significa di sovraordinazione alle politiche dettate dal capitalismo finanziario. Ma guai a non tendere a un equilibrio di bilancio e ridurre il deficit di parte corrente necessario per fare investimenti e aumentare la spesa sociale, perché il diritto alla salute e all'istruzione, per fare due esempi, sono diritti fondamentali non soggetti alle disponibilità di bilancio finché
non ci saranno progressivamente tassati tutti i redditi e i patrimoni, colpendo l'evasione e l'elusione fiscale e l'economia sommersa e criminale. Questo richiede che non si facciano gli enti di spesa senza indicare la loro copertura, come richiedeva il vecchio articolo 81 Costituzione. Parafrasando Madame Roland, unità quanti delitti in tuo nome, cominciando da quelle forzate del secondo dopoguerra nei paesi dell'Europa orientale, per arrivare a quelle burocratiche come l'arcobaleno, tra l'altro rese possibili proprio dall'accettazione di fatto delle liste bloccate dichiarate poi incostituzionali. L'appello all'unità non basta per conquistare consensi, per di più si limita all'unità della sinistra, un termine generico che al più indica una posizione ma non dove si voglia andare insieme. Dobbiamo dare il contenuto del progetto di società di cui parlavo all'inizio. A questa sinistra occorre un aggettivo, forse più di uno, se lo vogliamo dare al plurale. L'unico da escludere è l'aggettivo sinistra. Una sinistra sinistra, quale sia l'ordine di sostantivo e aggettivo, è inquietante. Una sinistra alternativa, anticapitalista, laica, democratica, civica, vanno tutte bene, purché non ci si dimentico dei filoni ideali storici, e perciò una sinistra anche socialista, comunista e libertaria. Se il compito di attuare la Costituzione non si può partire solo dalle alleanze per difenderla, allora basta un no per unire. Ora dobbiamo trovare un sì alle misure necessarie per la sua attuazione. Dobbiamo evitare di votare con queste soglie differenziate del 3% alla Camera e 8% al Senato, ma dobbiamo agire come se ci fossero al momento delle elezioni. Pertanto è chiaro che non c'è spazio per due liste, che tra l'altro sarebbero la negazione dell'obiettivo di tentare di dar vita a un'unica formazione nella prossima legislatura. Le ultime elezioni amministrative hanno dimostrato la crisi del sistema elettorale comunale fin troppo esannata. Un annuncio, i legali antitalicon visiteranno a breve, la prossima settimana, un ricorso per portare in Corte Costituzionale anche questa legge, e tra l'altro relativa a un comune, uno dei posti della provincia di Milano dove sì hanno vinto rispetto al no. E il fatto che i comuni da culla e palestra di democrazia sono diventati l'incubatrice dell'incubo del uomo solo al comando. Non è un caso che il nostro Renzi sia un prodotto di quel sistema, da presidente di provincia e sindaco di Firenze a ex presidente del Consiglio, e sottolineo l'ex. Grazie. L'obiettivo del referendum ci ha aiutato,
perché dopo aver fatto la battaglia per le elezioni amministrative abbiamo avuto la battaglia del referendum. Ora siamo qui pronti a dare una mano per questa nuova sfida. Abbiamo un riferimento comune, io direi che la Costituzione è di tutti, però noi la possiamo scegliere, che l'applicazione della Costituzione è un programma di governo. Così la facciamo finita con tutte le negazioni di quelli che tendono a dividere in modo interessato la sinistra, dicendo che ce n'è una parte che non è interessata al governo. Noi a un programma di governo di applicazione della Costituzione siamo tutti interessati. Ma dobbiamo essere anche preparati a essere l'opposizione. Ed anche oggi la Costituzione può essere guida ferma per le battaglie anticostituzionali contro, che vadano contro i principi della Costituzione. C'è bisogno di opzioni chiare sui terreni che voglio citare, ma che del lavoro innanzitutto, sulle scelte economiche e fiscali che contrastino le diseguaglianze sociali e non le accentuano invece, e qui il discorso della Toscana si può fare anche da noi. E a ogni scelta che si fa deve corrispondere una coerenza con gli obiettivi che noi facciamo, che noi ci diamo. Dobbiamo lavorare per tutelare diritti fondamentali sociali oltre che civili. Io voglio sottolineare questo aspetto. Ci sono i diritti civili sui quali magari ci si ritrova tutti e tanti. Ci sono diritti sociali che magari costano in termini di scelte economiche sui quali non tutti sono d'accordo. Io credo che abbiamo bisogno di vera e buona scuola, di sanità, di cultura, di vivibilità, di case, di casa, di risoluzione del problema della casa, di mobilità, ma so che parleranno altri e soprattutto discuteremo insieme a partire dalla ripresa di settembre. Ripeto, la Costituzione e i punti del brancaccio sono più che eloquenti, sono sufficienti per lavorare. Io sono certo che sui contenuti c'è una vasta condivisione. Questo è un dato di Dio, sarò preso un posto, ma penso che sia così. C'è bisogno di riportarli del concreto al centro del dibattito politico per agire. C'è un vasto mondo di cittadini che non aspettano altro che la sinistra torni a fare la sinistra per tornare ad lavorare e impegnarsi. Basti pensare, ho fatto questo calcolo venendo qua, al voto del referendum ha votato il 65,5%, alle amministrative ultime che ci sono state il 60%. C'è un 5% di persone, meglio, che ricalcolate sull'intero patrimonio di voto, sono 3 milioni di persone, che quando hanno capito che si trattava di votare per una cosa fondamentale come quella della difesa della loro Costituzione, sono andate a votare. Quando hanno avuto di fronte proposte fragili, inconcludenti, che non davano risposta ai loro problemi, non sono andate a votare. Penso a quanti hanno pensato di trovare un approdo nei 5 Stelle. Quanti hanno detto adesso di fronte alle scelte di destra dei 5 Stelle o si rifugeranno nel non voto o dovranno pensare, se noi saremo credibili, ad una proposta che è una proposta di sinistra. Io penso che quelli che siamo qui, lo so, mastichiamo politica e siamo attenti al lavoro. Se crediamo, come penso, a questo progetto, credo di essere del tempo, e comprendiamo che siamo ad uno snodo fondamentale del futuro del paese da settembre, dobbiamo magari cominciare a pensare al mondo che sta fuori. E osservo, sono tantissime le persone che stanno fuori, l'unità, un'unica vista alla sinistra del PD è quasi un dovere di chi mastica politica nei loro confronti. Ma non sarà sufficiente, lo ha detto anche Montanari, sono profondamente convinto di questo. Il mondo della sinistra che si è messo sulle sue, che osserva, che vuole ricercare un rimedio alla delusione è anche molto saggio. Il mondo della sinistra, guai se faremo anche soltanto sospettare che nel nostro progetto di unità
c'è un tentativo di sopravvivenza di ceti politici che sono in cerca di un mantenimento della loro politica. Bisognerà parlare di contenuti ai nostri potenziali interlocutori sociali, proporre comportamenti coerenti ai contenuti che si propongono, dire che vogliamo una sinistra che ha testa alta, senza nascondersi dietro nomi o dietro lì, che lo modificano o correttivi al termine sinistra. Io sono per la sinistra anche senza aggettivi, mi dispiace questo di sentire. La sinistra senza aggettivi è un fatto importante, perché nella coscienza collettiva sono ideali, sono valori, sono pratiche che purtroppo sono state abbandonate da molti. Se ci facciamo carico quindi dei problemi di quelli che guardano loro, dei loro diritti legali, delle loro speranze da realizzare, delle ingiustizie che non vogliono più sopportare, delle diseguaglianze da combattere ogni giorno nelle scelte che si fanno anche nelle amministrazioni dei comuni, di progetti che possono davvero cambiare la vita loro e per quelli che hanno la mia età anche dei loro figli, ecco, se facciamo tutto questo e non sono proposte di schieramenti, allora forse saremo credibili e forse si uniranno a noi quel progetto di cui abbiamo bisogno e che dobbiamo assolutamente portare avanti. Grazie. Sono di grande utilizzo, mi sembra un buon punto di partenza. Io saluto innanzitutto questa sinistra rancorosa, sempre dedita al minoritarismo, cioè sostanzialmente noi, la sinistra matta del no referendum, quella che ha sempre avuto un gradimento con i sistemi elettorali proporzionali, quella che è contro la mattanza dei migranti, quella che non ha reputato tanto buono il provvedimento sulla scuola e tanto meno quello sul lavoro, quella antifascista. Io credo che questo è una parte del perimetro, abbiamo detto che non mettiamo steccati, dal quale anche qua a Milano possiamo muoverci. Ma siamo così rancorosi noi che, caro Gentiloni, se dovessi venire in Parlamento, al Senato della Repubblica ad esempio, con il voto di fiducia per lo Ius Soli, nonostante sia proprio quello che vorremmo alla lettera, ma noi la fiducia te la votiamo. E te la votiamo anche se volessi venire con una norma che abrogasse il Jobs Act e magari tornasse verso l'articolo 18, anche quella ti voteremmo. A differenza delle 80 rotte volte, ovvero voti di fiducia di questa legislatura, perché c'è un tema che dobbiamo in qualche modo fare fuori su tra di noi, cioè che dobbiamo parlare delle cose, dobbiamo dare un nome alle cose, ovvero cercare di mettere al centro ciò che è stato ampiamente mistificato. Non dobbiamo cioè parlare delle geometrie della politica, o farlo quantomeno il meno possibile, perché è uno sport diffuso anche a sinistra, ma è sostanzialmente a molti incomprensibile. Io credo, tra l'altro, dubito insomma che dopo Monti, Letta, Renzi e ora Gentiloni, diciamo gli italiani in generale brillino di entusiasmo per la continuità di quelle politiche, perché dietro le geometrie inevitabilmente ci sono le scelte fatte, gli accordi internazionali sottoscritti. Montani parlava di uno spazio politico, anche questo è un concetto diciamo non tradizionale.
Io credo che dentro quello spazio politico che credo esista, dobbiamo lavorare per un consorzio unitario delle sinistre ed eventualmente, se ce ne sarà la possibilità, io spero che ci sia, ad una lista unitaria di queste sinistre. La sinistra italiana sta facendo, cerca di fare questo tipo di lavoro. Diciamo che siamo, come qualcuno ha avuto modo di appellarci, dei simpatici ragazzi, ma non siamo però grulli, direbbe Montanari a Firenze. A Milano il termine è un altro. Cioè, non mettiamo paletti a nessuno in questa costruzione di consorzio, dentro questo spazio politico, non mettiamo paletti a nessuno, però neppure li subiamo. Ed è, credo, un buon fatto, lo citava Montanari, che questa volta, a differenza anche del Brancaccio, al Brancaccino milanese, che è poi la Camera del Lavoro di Milano, ci siano tutti gli interlocutori possibili di questa avventura, quasi tutti, perché in realtà, girando per l'Italia, di associazionismo se ne trova tanto, che non ha caratteristiche di carattere nazionale. Vado veloce. Un consorzio unitario che superi la frammentazione, che però attenzione, non è solo un problema della cattiva vista, della miopia delle classi dirigenti, la sinistra, quelle che dovrebbero fare appunto generalmente un passo indietro. È anche il prodotto della scomposizione, del lavoro innanzitutto, e quindi sociale che abbiamo assistito in questi anni, in un mondo che si decompone dal punto di vista dei rapporti di produzione. Non è che i meccanismi unitari emergono naturalmente, quello è il compito della politica, cioè sostanzialmente il nostro. Io vedo in giro un sacco di esegeti dell'arcobaleno che viene agitato come una crava. Io credo che questa nostra tensione, questo spazio che cerchiamo di interpretare, ha caratteristiche completamente diverse. Quella era una storia che finiva, questa è una storia che è inizio. Quella è una storia che arriva da 3 anni di governo per tutti, il governo Prodi, questa è una storia in cui buona parte dei protagonisti arriva da 4 anni e mezzo, dice, permettete, durissima opposizione. Quindi noi guardiamo, come dire, da parte in causa a questa avventura, c'è uno spazio politico da interpretare. Io non vorrei che ci fosse la tentazione di cabine di regia e neppure di tavoli. Mi piace, ci piace pensare alla tolda di una nave che sia quindi disponibile per tutti e spero ardentemente che sia una nave corsara. Buon lavoro compagni e compagni! La storia alcune volte fa degli scherzi, alcune volte ci sovraccarica di responsabilità. Gli scherzi della storia fanno sì che questa assemblea, che da Milano lancia un percorso molto importante, cada in una data di estrema importanza. Cade nel 25° anniversario dell'assassinio del giudice Borsellino da parte delle mafie, intrecciate con poteri dello Stato, come da tempo abbiamo sempre detto. E tra qualche ora cade invece il 16° anniversario dell'assassinio di Carlo Giuliani. E credo che questa sia la nostra storia, anche queste sono le nostre radici. Faticose, difficili, ma le portiamo con noi. Qualunque percorso di sinistra deve partire dalle cose concrete, dai bisogni materiali che i soggetti ai quali noi vogliamo rivolgersi, cioè i settori popolari, devono sopportare tutti i giorni. E credo che siano 4: casa, scuola, lavoro e sanità.
le quotidianità della popolazione. Io devo parlare di salute. E chi mi chiede ma che cosa c'entra essere di sinistra con i temi della salute? E dovendo rispondere, in tempi brevi io dico ricordatevi l'effetto Glasgow. Che vuol dire l'effetto Glasgow? Ce l'ha spiegato pochi mesi fa l'Istituto Mariolini. Prendiamo la città di Milano, ma potremmo prendere anche quella di Torino, partiamo dal centro e andiamo fino alla periferia e vediamo come cambia per ogni bambino o bambina che nasce l'attesa di vita, cioè quanti anni hanno davanti. E dalla zona 1 di Milano alle zone periferiche di Milano si perdono 4 anni di vita, a Torino 5. E se questo non basta, andiamo ad analizzare le malattie che hanno i bambini fino ai 2 anni quando nascono nel centro di Milano e quando nascono in periferia. E vedremo che i bambini che nascono in periferia nei primi 2 anni di vita fanno quasi il doppio di giorni di malattia che i bambini nascono nel centro di Milano. Io credo che questo sia semplicemente una discriminazione di classe. E che quando allora Tommaso parla di lotta alle disuguaglianze, bene, una disuguaglianza che noi dobbiamo cancellare è quella del diritto alla salute. Noi stiamo parlando oggi in un paese che l'ultimo anno ha avuto 11 milioni di persone che non hanno potuto accedere a una cura, a una terapia, odontoiatria, fisioterapia, psichiatria. Parliamo in un paese dove per la prima volta nella storia della nostra Repubblica è stato inserito il numero chiuso sull'accesso ai farmaci, dove c'è gente che per curarsi è dovuta andare in India, dove questo governo ha accettato che le multinazionali mettessero in vendita un farmaco contro l'epatite C a 64.000 euro quando il costo di ricerca e produzione non arriva al 9%. E di fronte a queste il nostro governo diceva semplicemente: se votate sì al referendum sulla Costituzione cambia tutto. Imbroglioni che speculano sulla vita delle persone. Parlare di salute in questa città vuol dire una cosa semplicissima, che tra 2 mesi 400.000 persone a Milano, 1.100.000 persone nella città metropolitana riceveranno una lettera dalla Regione Lombardia dove gli verrà detto, con la firma di Maroni, abbandonate il medico di base, consegnate la vostra salute al gestore, consegnate la vostra salute a delle società per azioni che ci penseranno loro. A fare che cosa? A costruire profitti sulla loro salute. E per rendere credibile questa cosa hanno fatto di tutto per distruggere la sanità pubblica. Le liste d'attesa crescono, l'intramedia, cioè l'attività privata dei medici, aumenta, i centralini non rispondono per far dire alla gente che schifo la sanità pubblica. Affidiamoci a queste agenzie, affidiamoci a questo gestore, così come viene chiamato. Parliamo di società che stanno arruolando 200.000 malati cronici su 3.350.000 della Regione Lombardia che dovranno essere destinati a questo. Parliamo, per capirci, di una torta di 14 miliardi che la Regione Lombardia si appresta a dare a gestori privati, 14 miliardi che vengono dalle nostre tasse, che sono tutti soldi nostri e vanno a toccare la gente che sta peggio, quella che ha meno capacità di replicare, di dire non rubarmi la salute, perché appunto parliamo di malati cronici. E per fortuna che abbiamo vinto il referendum sul no, perché l'articolo 32 della Costituzione dice: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. E l'articolo 3 della Costituzione è forse più importante, perché dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono di utilizzare i propri diritti. Non diritti affermati a livello generale. La Costituzione dice: è compito dello Stato non creare problemi perché si possa usufruire di quei diritti, ma rimuovere i diritti, non proclamarli solo a parole. Ecco anche perché abbiamo votato no alla modifica della Costituzione. Non sono parole vuote, sono atti estremamente concreti. E in questa città lo dobbiamo dire con forza, perché il 5-6 novembre, qui a Milano,
ci sarà il G7 della salute. Verranno qui a discutere come negli accordi commerciali transatlantici, non solo, si può fare un enorme business sulla salute e sui servizi sociali forniti ai cittadini. E io credo che per quella data noi dovremo organizzare un controincontro con dati, numeri, cifre, dimostrazione che ci stanno rubando nel senso reale la nostra vita. E allora io dico che suppongo un governo che si comporti in questo modo, un governo che sta dentro queste strategie, un governo che dice non ci sono le condizioni per votare lo ius soli, noi non possiamo avere nulla a che fare. E ha detto bene Tommaso, il problema non è la figura personale di Renzi, non siamo nella logica amico nemico, il problema sono delle linee politiche portate avanti da anni anche con chi l'ha preceduto, e neanche solo italiani, sono le linee politiche portate avanti e condivise in Europa dal gruppo conservatore e dal gruppo socialista insieme. La nostra è una rottura con quell'orizzonte politico, la nostra è la politica del Podemos, è la politica dei movimenti sociali. E chiudo dicendo due cose. La prima, i cittadini che stanno male hanno bisogno di qualcuno che possa contare. Noi non ci presentiamo per superare il 3, noi ci presentiamo per costruire una forza politica grossa che possa pesare e su cui chi oggi soffre di più la crisi sociale possa fare affidamento. E permettetemi solo un ultimo minuto, ma non posso non dirlo. Io domani andrò a Genova e penso di andare a Genova a nome di tutti noi a dire anche che quella legge sulla tortura che hanno approvato è una schifezza, come hanno detto i magistrati di Genova, non avrebbe potuto essere applicata per lo sbarramento della via, serve solo per puntare un po' di fumo e d'oro. E magari lo diremo nel paese in profonda solitudine rispetto alle grandi forze politiche, ma diremo anche che non è accettabile il reintegro nella polizia di coloro che sono stati condannati perché hanno torturato, perché hanno firmato il passo. E prego di non impadronirmi nulla, ma di rappresentare tutti noi domani andando a portare a nome di questa assemblea un grande abbraccio a Dario e Giuliano. Grazie. 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 Grazie.